Ciao, sono Enrico Raspadori e questo è il gatto norvegese Jakob. Ciao amici, sono Jakob. In questo tutorial vi spiego come vivere all'estero spendendo soltanto i soldi di una banale spesa in ferramenta. Io ho scelto un paese, in questo caso la Norvegia, sono venuto. Sono andato subito in periferia, ho adocchiato una ferramenta, sono entrato e ho chiesto questo simpatico martello norvegese della miniera di Mineo e questo simpaticissimo scotch. Dopodiché sono andato in una Danske Bank, un istituto bancario, ho preso il numero, ho aspettato il mio turno gentilmente. Mi raccomando, non facciamo gli italiani che non aspettano il proprio turno. Dopodiché, gentilmente e a bassa voce, al bancario ho detto di darmi tutti i soldi che mi occorrevano per vivere in Norvegia, altrimenti gli avrei sfracellato questo in testa. Risolto questo problema, c'era da risolvere anche il problema dell'abitazione. Allora ho sedotto una ragazza italiana, Susanna, che vive in Norvegia, grazie alle dimensioni che madre natura mi ha dato, come vedete dai boxer, e sono entrato in casa sua. È bastato questo semplice e simpaticissimo scotch da mettere in bocca per obbligarla a ospitarmi a casa sua, non dirlo a nessuno, e inquadrare me stesso e la finestra che faremo vedere ha bisogno di privacy, perché siete comunque a casa degli altri, quindi è buona educazione non violare la privacy dei vicini, per farla riprendere tutto questo, e facendo oltretutto con la bocca chiusa dallo scotch questa stupidissima musichetta da tutorial. Bene, con questo direi che è tutto, al prossimo tutorial probabilmente, e ciao da Enrico Raspadori e dal gatto Acol. Se volete saperne di più potete leggere il romanzo L'amore prima di far l'amore, le istruzioni le trovate qui sotto, dove scoprirete questa storia e anche come avere insuccesso nella propria vita. Chi fa una donazione per leggere, i primi 5 che scriveranno i contatti qua sotto riceveranno questa bellissima crosta in omaggio. Un saluto anche alle forze dell'ordine e all'Interpol da Enrico Raspadori e dal gatto Acol.